Rowing Beach Sprint con l'Italia che, come stavo dicendo prima, stava facendo ottime cose. Intanto, quindi, buonasera Spartaco Barbo, grazie per essere con noi. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, grazie. Dicevamo del nostro rowing che sta andando molto bene. Questo inquadrato è Simone Raineri, un atleta delle Fiamme Gialle, oro olimpico Sydney 2000, argento Pechino 2008 con il 4 di coppia, quindi uno dei nostri atleti migliori che sta andando molto bene. Sì, sì, in effetti è andato molto bene. Simone ha raggiunto la finale per loro e domani si giocherà la medaglia d'oro. Ecco, com'è andata la sua gara che adesso vedremo in sintesi? Ma Simone è dotato di una forte tecnica vogatoria, sicuramente è la prima volta che fa il coastal rowing e ha un po' sprecato energie perché ha sbagliato un po' la rotta nell'ultima gara e anche all'arrivo, nonostante avesse un grandissimo margine di vantaggio, ha sbagliato a girarsi e ha perso un paio di secondi preziosi. Speriamo che domani, memore dell'esperienza di quest'oggi, riesca a fare una gara nettamente migliore. Questo è il francese Lionel Picard che gli ha appunto conteso il successo in questa semifinale. Un avversario comunque tosto, molto tosto, vero? Sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dalla destrezza in mare, si è dimostrato un esperto nel coastal. Nell'altra semifinale si affrontavano lo sloveno Matej Grobelnik e il tunisino Mohamed Ben Sidoum. Sì, in effetti è stata anche lì una gara molto bella e combattuta fino all'ultima palate. È stato effettivamente lo sloveno che all'ultimo ha dovuto cedere le armi per pochissimo sopra nel tratto di runner di corsa. Allora, siamo ancora nelle fasi iniziali della partenza di Raineri, atleta 38enne di Bozzolo in provincia di Mantova. Come vi dicevo appunto, un palmarès che parla davvero per lui. E come si è trovato in questa specialità che prevede anche questa partenza da terra in corsa verso l'imbarcazione? Ma all'inizio Simone ha fatto un po' di fatica in quanto non esperto in questa specialità, però si è adattato abbastanza bene e come dicevo prima ha messo a frutto la sua forza nella specifica, nella vogata e nella corsa no, ha fatto piuttosto difficoltà, però si è adattato bene man mano che ha disputato i range, le gare di qualificazione è andato a migliorarsi. Quanto sono frequenti da noi questo tipo di gare al di là della stagione? Questa è la prima volta che il canottaggio viene presentato in questa versione qui in Italia e noi siamo veramente alle prime armi. E nonostante che il coastal rowing esista da più di 20 anni, ma è praticato in maniera diversa in mare aperto, senza la parte di corsa e sulla long distance, non su gare così veloci e così sprintose. Vedete la difficoltà appunto di salire in pochissimo tempo ed assettarsi al migliore dei modi e partire con i remi. Ecco, Simone qui ha già avuto una piccola difficoltà nell'assetto dei remi, però si gira per vedere la strada migliore da interpretare. Ecco, è partito e vedete che la palata è veramente fluida e veramente molto potente. Questo è dalla sua, gli permette di garantirsi un buon margine di vantaggio nel tratto di voga normale. Invece nello slalom Simone ha un po' di difficoltà non essendo abituato naturalmente. La sua tecnica di voga è veramente buona, è molto simile al canottaggio olimpico, infatti lui è un canottiere olimpico di estremo valore con palmarès come hai ricordato tu prima di primissimo piano, infatti è l'atleta più titolato presente in tutti i giochi del Mediterraneo. Non per niente ieri sera è stato il nostro portabandiera e quando siamo entrati nell'arena ha avuto un boato di successo enorme. Arriva dopo la seconda prova, la seconda boa di slalom, arriva in boa in testa, bisogna girarsi 180 gradi, non è facile perché come vedete il vogatore, il canottiere arriva in boa ponendo le spalle alla boa stessa e non ha la cognizione di dov'è, delle traiettorie, bisogna arrivare in boa, fermarsi, bloccare con un remo e girare con l'altro e qui veramente bisogna avere delle qualità importanti, delle destrezze, una destrezza sovraffina. Il francese più piccolo, francese molto bravo, sì, però è molto bravo a girare, vedete, scia con un remo e voga con l'altro, riparte e riparte subito, mette la barca in rotta, cerca di prendere la rotta migliore, ma qui è veramente contano i secondi perché basta un minimo errore per vanificare un'ottima prova. Simone qui era nettamente in testa, lo vediamo adesso all'incrocio della boa gialla, vedete che taglia, arriva in boa prima, nettamente prima del francese. La sua rotta è buona e qui comincia ad avere un po' di difficoltà, ha paura di prendere la boa in arrivo in prua,
continua a schiacciare forte in acqua, vedete la palla è piena d'acqua, è piena, una bella potenza, ecco qui comincia a avere, e qui perde velocità, rischi, sì. Rischi perché perde velocità, già la barca è pesante, hai fatto molta fatica per prendere velocità e che, ogni volta che dai una sferzata col sinistro o con il destro la barca perde velocità. Si riprende comunque bene qui, sì. Naturalmente da terra lo staff lo aiuta, però è difficile, concitata, la fase è molto concitata, è difficile anche per gli atleti sentire i suggerimenti dei tecnici. Costretto a girare, prende la boa che non dovrebbe prendere con remo, dovrebbe prendere con la prua della barca e deve spiaggiarsi perché ci sono due modalità di arrivo a seconda della marea alta o marea bassa. Qui è marea alta, deve spiaggiarsi, scendere, e scende dal lato sbagliato, vedete, dovrebbe scendere a destra per prendere la bandierina e arrivare al photo finish. Sì. Qui se l'arrivo fosse stato al fulmicotone avremmo perso. Beh, questione anche d'esperienza su queste gare così nuove.